Si è consumato con una seduta fiume caratterizzata a tratti da un'aspra contrapposizione il primo grande scontro politico del nuovo Consiglio Comunale di Sant'Agata Militello. L'argomento più scottante era quello relativo alla proposta di deliberazione presentata dalla maggioranza per la modifica della delibera del 28 marzo 2011 sui criteri generali per il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La genesi di quella proposta consisteva nel legare l'attribuzione delle funzioni dirigenziali e di titolarità di posizione organizzativa ai funzionari comunali ad una selezione comparativa con valutazione di tutti i soggetti aspiranti all'incarico che tenesse conto di criteri oggettivi su titoli, curriculum ed esperienze dei funzionari stessi e non solo al rapporto fiduciario, prerogativa del sindaco nella selezione dei dirigenti. 11 voti favorevoli della maggioranza, mentre per il gruppo di minoranza che ha votato contro con i due soli rappresentanti rimasti in aula, Sberna ed Armeli, la proposta limiterebbe le prerogative del primo cittadino a scegliere i dirigenti. Il sindaco, l'amministrazione può continuare tranquillamente sulla sua strada. Noi abbiamo dato degli indirizzi, poi sarà il sindaco, la giunta, a fare una valutazione su come muoversi e cosa fare in seguito dopo questa proposta. Abbiamo notato una difficoltà della minoranza consiliare, che in aula era solamente presente con 7 consiglieri, dopo alla fine sono rimasti in aula 2 soli consiglieri che l'hanno votato contro. Noi siamo rimasti fermi sulle nostre posizioni, l'abbiamo votata tutte 11 in modo favorevole perché riteniamo che sia una proposta giusta ed equa. Scintilla in aula quando alcuni esponenti del gruppo in appoggio all'amministrazione, in particolare Maniaci e Marchese, hanno tirato pesantemente in ballo la dirigenza del settore del personale, intervenuta successivamente su richiesta della giunta a motivare in aula le ragioni del proprio parere favorevole. Rimostranze molto forti, a mio dire, sul funzionario che in quel momento non era in aula, e questo non è concepibile perché quando una persona è assente non si parla mai, poi abbiamo notato che il dirigente chiamata è venuto immediatamente in aula e praticamente chi in quel momento attaccava il dirigente è uscito fuori dall'aula e non è tornato più. Invece devo dire e devo riscontrare l'onestà del consigliere Nicola Marchese, che è rimasto in aula e ha chiesto lumi al funzionario di competenza.